Benvenuti in un nuovo video. Stamattina, infatti sono neanche le 10, faremo colazione insieme con due prodotti che mi sono stati inviati da All Supplement. Io vi ringrazio ancora, gentilissimi. Allora, mi hanno mandato ovviamente come augurio per Pasqua. Quest'anno sarà una Pasqua un po' diversa, però vabbè, ci accontentiamo. Allora, questo di Pasqua della Ciao Carbo. Eccolo qui, e poi una colomba, io la chiamo così, infatti si chiama così, è sempre della Ciao Carbo. Allora, con la colomba poi andremo a provare anche un'altra cosa, perché appena l'ho vista, ho pensato a una cosa che poi dopo proviamo. Ovviamente entrambi i prodotti li trovate sul sito di All Supplement e come sempre avete il mio codice sconto che è Giulia010. Scusatemi se vado lenta a parlare, che la mattina appena parlo mi viene proprio il fiatone, è una cosa mia. Quindi sto sveglia da neanche mezz'ora e vabbè, poi ho fame, quindi capitevi. Allora, questo qui è da 150 grammi. Allora, i valori non sono dei migliori, sincera. Ok, che ha l'apporto proteico in più, però troppi, troppi grassi. Ok, che ha basso contenuto di carbo, però i grassi. Però vabbè, è Pasqua, quindi ci sta. Però per il prodotto in sé mi aspettavo che avesse comunque di meno carbo, scusatemi, di meno grassi, perché pensate che per 100 grammi ha 448 calorie, 31 grammi di grassi, 23 grammi di carboidrati e 35 di proteine per 100 grammi, però comunque loro di 150, quindi però vabbè, oddio bellino, andiamo a vedere, posso assicurare che il sapore ci fa dimenticare tutto. Allora, no, vabbè, ma è bellissimo! Troppo bello, no, ragazzi, devo fare una foto. Foto fatta, no, perché è troppo bello. Apriamolo. Questo è il primo uovo di Pasqua che apro. Ah, però, raga, è bellissimo. Sopra c'è tipo disegnato delle tavolette di cioccolato. È inciso. E dietro c'è il fuoco, io non so se vedete, penso di sì, poi ve la lo zoom. Raga, il profumo è buonissimo. Aspetta, assaggiamo. È sottile. A me sembrava proprio cioccolato fondente, ma una via di mezzo, però ragazzi, molto buona. Non è quel cioccolato fondente che vi si sgusta, assolutamente no, però non mi viene in mente. È buono. Non riesco a descriverlo, però raga, è veramente molto piacevole. È molto particolare, più che altro. Sa un po' tipo di cialda. Non lo so. Fa tipo quel pizzico fondente, ma non è proprio fondente, tra fondente e dolce. Buono. Veramente molto buono. Sono rimasta un po' sorpresa, sincera. Mi aspettavo, vabbè, un classico cioccolato fondente, invece no, molto particolare. Sono felice che l'ho trovato. Allora, invece, questa che la chiama Protalicious. Sì, oh. Allora, per 100 grammi, infatti la colomba è 100 grammi, ha 369 calorie, 23 grammi di grassi, poi 10 grammi di carboidrati e 25 di proteine. Anche
anche questa, però vabbè. Ci sono pure i canditi. A parte che è morbida però, eh. Eccola qui, oh. Mini, mini, mini. Allora. Ma no, io odio sempre toglierla dalla carta. Allora, assaggiamo prima così, perché poi si azzecca. Assaggiamo prima così, molto morbido. Con i canditi, oddio. Alla faccia, ma che è buonissima. È buona perché praticamente non si sente troppo di candite, non è troppo dolce. Poi morbida, oddio, mi piace. Allora, raga, però questa carta. Ma devo fare una cosa. Se ci riesco, che non mi voglio mangiare pure la carta, ovviamente. Allora. Io quando l'ho vista ho pensato, sì, io sto facendo la doppia, ok. Quando l'ho vista, la prima cosa che ho pensato, a parte che è bellina proprio, poi è morbida, non mi aspettavo, appena l'ho vista, non lo so, ho pensato subito ad una crema al pistacchio. Non lo so perché, ma io ho pensato subito a una crema al pistacchio. Infatti sto ancora al sigillo, così la proviamo insieme, della 4 plus 4 più, penso si chiama così, pistacchio. Eccola qui, raga, questa pure la trovate su All Supplement, e così vi do anche una mia recensione. Abbastanza liquidetta. Anche questa la trovate lì. La scusa per aprire una crema al pistacchio. No, vabbè. Assaggiamo. Non lo so, non mi fa impazzire come crema al pistacchio. Ecco qui. Sinceramente è buona, però non la ricomprerò, la crema al pistacchio. Allora, è buona, però non lo so, non sa proprio tanto 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 di pistacchio, non lo so, è buona però non ha quella marcia in più, tipo come, tipo vi faccio l'esempio, tra tutte quelle che ho provato io preferisco primo posto Choco Relax, secondo Nato, terzo Pro Nutrition e poi viene questa. Forse la devo rivalutare, forse sul pancake, ma è quel gusto che si sentiva la colomba ma non sentiva il pistacchio. Di solito il pistacchio è anche molto, sì, è delicato, però è anche molto forte, cioè il sapore è marcato. E quindi niente, raga, comunque questa colomba è bellissima ed è molto buona. Vedi, sono i canditi. Quindi io con l'ultimo pezzettino di cioccolata, qui, una bella colazione ho fatto stamattina.
Ma raga, mo viene Pasqua, ma a casa mia, anche se non è tipo come l'anno scorso, come un po' nelle case di tutte, a casa mia le tradizioni non si perdono, quindi già lo so che in 2 giorni starò all'ingrasso. Già lo so. Ci tenevo a dirvi, visto che questo è l'ultimo video di questa settimana, perché poi ripartiranno con i video martedì, lo stesso venerdì, perché oggi proprio è venerdì, adesso lo vado pure a caricare questo video. Vi auguro veramente una serena Pasqua, poi su Instagram, ve le faccio pure su Instagram, vi auguro veramente una serena Pasqua e vi dico una cosa. Ci tenevo tanto a dirvelo, non vi stressate mentalmente, perché so che molti di voi, mo si avvicina Pasqua, eppure se... Ok, che non sarà come gli altri anni, però si sa che il cibo sicuramente sulle tavole, almeno lo spero per tutti, non mancherà. Non vi focalizzate sul cibo, quello che potete mangiare, quello che non potete mangiare, non vi stressate ulteriormente psicologicamente. Mangiate quello che più vi va, godetevi la famiglia e state insieme alla vostra famiglia. Non pensate, no, oddio, quello non lo mangio perché poi no, raga, non ci pensate perché Pasqua, come tutto, come le viene una sola volta. Quindi quest'anno è venuto così, l'anno prossimo speriamo che viene in un altro modo, ma ci sta. Quindi mi raccomando, non vi stressate ulteriormente, pure dopo Pasqua, non pensate, ho perso tutto quello che ho fatto, ho perso tutti i sacrifici della palestra, assolutamente no. Ok, vi potete ritrovare martedì con 1 chilo in più, ma raga, poi che fate? Fate tutti i giorni, pensate, ma io faccio tutti i giorni Pasqua? No, non faccio tutti i giorni Pasqua. Quindi raga, non vi stressate ancora di più perché il periodo già è brutto, quindi... E quindi raga, io spero che questo video vi sia piaciuto, io corro subito ad editare questo video così che tra poco, tra un paio di ore lo vedrete anche. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, non vi stressate.